progetto a favore di chi ha bisogno di sostegni particolari e quindi la Regione Abruzzo dimostra grande sensibilità. Parte un progetto importante in collaborazione con l'Ente Nazionale Sordomuti per permettere alle persone audiolesi o comunque con problemi di ipoacusia di poter accedere a servizi importanti, a cominciare da quelli sanitari, con una piena assistenza. Quindi saranno formate decine di soggetti che potranno, attraverso la lingua dei segni in particolare, permettere a questi soggetti di poter accedere con maggiore facilità e con parità di diritti rispetto alle persone normodotate a servizi essenziali per la loro salute e per la loro in piena integrazione nella vita civile.